Fiera primaverile a Castellamonte, un successo, pieno di gente. Certo, sì, dopo due anni di fermo credo che la gente abbia voglia di uscire, di girare, di divertirsi, e questa è l'occasione giusta oggi dopo due anni di fermo. Quindi sono contento della riuscita della manifestazione, dopodiché i commercianti sono partecipi, allevatori, banchi, vedo che ce ne sono circa 200, quindi contentissimo della manifestazione. Poi c'è la mostra zootecnica con numerosi capi di bestiame. Esatto, adesso a breve andremo a fare la premiazione dei capi, quindi moltissimi capi, ecco, sono arrivati allevatori e commercianti, per un momento faremo questa premiazione, finalmente dopo due anni. Presente anche l'associazione dei Vigili del Fuoco, Compo Pieropoli. Sì, Compo Pieropoli, sì, bellissima iniziativa, e che io li ringrazio tantissimo per aver pensato di farla proprio nella festa primaverile. Dopo andrò a salutarli di persona, perché è proprio una bellissima iniziativa dove i bambini si divertono, e anche i genitori, direi. Castellamonte quindi sempre attiva e si muove nonostante appunto i due anni di fermo, adesso riprende in quarta. Sì, riprende in quarta, ecco, adesso siamo partiti con la fiera primaverile del 25 e continueremo il 15 di maggio a fare Florarte in collaborazione con Cornier, Favria, Rivarolo e Castellamonte naturalmente, quindi faremo sinergia, e che è quello che ci vuole in questo momento anche con i paesi vicini. Sì, vi aspettiamo per il 15 di maggio per la manifestazione di Florarte. Fiera di primavera a Castellamonte, Pompieropoli, tanta gente, tanti bimbi e i distaccamenti, le due delegazioni di Castellamonte e Cornier in collaborazione con l'associazione. Assolutamente sì, buongiorno a tutti, io sono Walter Petrino, capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castellamonte, con me c'è Luca Sansoè, capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cornier, e oggi collaboriamo alla Pompieropoli, organizzata nella giornata della fiera di primavera che si tiene qui a Castellamonte. Abbiamo ricevuto l'invito e accolto molto volentieri del sindaco Pasquale Mazza. Ringraziamo l'ingegner Carrolo, il comandante provinciale di Torino, che ci ha autorizzato a poter organizzare e fare questa manifestazione. Stanno intervenendo molti bambini attratti dal mondo dei Vigili del Fuoco, che è una passione per tutti i bimbi. Speriamo che il tempo tenga e buon divertimento a tutti. I distaccamenti di Castellamonte e Cornier collaborano non soltanto per Pompieropoli ma anche per gli interventi con una squadra mista. Assolutamente sì, da qualche mese il distaccamento di Cornier e il distaccamento di Castellamonte collaborano per quanto riguarda gli interventi di soccorso, oltre che alle manifestazioni più divertenti. Ringrazio qui vicino a me Luca Sansoè, il capo distaccamento di Cornier, che ci ha aiutato a organizzare questa aggregazione fra i due distaccamenti. La cosa sta funzionando molto bene, speriamo che duri, e prossimamente magari potranno aggregarsi anche altri distaccamenti di questa zona. È bello unire le forze per riuscire a dare un aiuto al territorio un po' più solerte. Assolutamente sì, sempre per aiutare quelli che purtroppo ne hanno bisogno. Bellissimo Pompieropoli oggi, con la piazza piena di gente e con tanti giochi, percorsi e mezzi per i bambini. Sì, veramente il tempo ci sta aiutando, speriamo in bene che continui oggi pomeriggio, e comunque dopo il grande successo di Caserma Porte Aperte del 4 dicembre in onore di Santa Barbara abbiamo riproposto l'evento qui per la fiera di Castellamonte. Per ora sta procedendo tutto benissimo, gente ce n'è, quindi siamo felici di questo, sì. C'è lo spazio, un percorso nuovi e anche un gonfiabile.
Sì, abbiamo fatto dei nuovi percorsi e con l'aiuto dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Torino hanno allestito il gonfiabile qui per aiutarci, diciamo, a migliorare anche l'evento. Sì. E magari da questi giochi nascono piccoli pompieri in futuro? Ma sicuramente, vedo che comunque sono i bimbi partecipano volentieri, anche un percorso che gli piace e imparano così anche la sicurezza e il mondo dei pompieri. E ci tenevo anche a ringraziare tutta l'amministrazione comunale di Castellamonte, il sindaco Pasquale Mazza, il vice sindaco Teodoro Medaglia, la ditta Bracco che ci aiuta sempre in questi eventi, la ditta Amor Onofrio, anche che loro ci stanno sempre vicini, ci aiutano, e l'ingegnere, il nostro comandante provinciale, l'ingegner Carrolo del comando di Torino, e tutti i permanenti anche del comando di Torino, oltre che tutti i ragazzi della nostra delegazione di Castellamonte dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, anche i ragazzi di Quornier, sempre della delegazione, che collaborano con noi, ci diamo una mano a vicenda, diciamo, per la buona riuscita di tutto.